Buonasera a tutti, io sono Pierluigi Mora, sono il presidente del Comitato Mobilità Ecosostenibile. Il Comitato è nato 2 anni fa circa da un gruppo di persone che facevano parte di un GAS, il GAS di Mercate e Concorrenza. L'idea è nata perché innanzitutto c'era un inquinamento, cioè sì, c'era allora un inquinamento notevole come c'è tuttora. E poi eravamo venuti a conoscenza che ci sarebbero stati dei tagli notevoli a livello di trasporto locale con gli autobus. Di conseguenza abbiamo detto vabbè, facciamo un comitato e vediamo di coinvolgere le amministrazioni e parlarne e vedere di risolvere un po' questo problema, per quello che potevamo fare. Successivamente abbiamo scoperto anche che c'era una raccolta di firme da parte di Cristina, che poi spiegherà bene di che cosa si tratta, per far venire la metropolitana a Vimercate. Quindi, fatto questo, abbiamo cominciato appunto a raccogliere le firme, a contattare le amministrazioni, quindi le amministrazioni locali, che sono i comuni dell'area del Vimercatese. Abbiamo contattato l'assessore ai trasporti del comune di Milano, l'assessore ai trasporti della regione Lombardia, e quindi abbiamo coinvolto una serie di enti pubblici per capire se era possibile risolvere questa situazione. Oltretutto siamo venuti a conoscenza che a livello di regione si stava modificando tramite l'agenzia del trasporto locale. Cioè era stata costituita questa agenzia nuova che sostituiva le competenze delle province. Eravamo andati anche a parlare con i tecnici della regione, della provincia, e per vedere di risolvere alcuni problemi inerenti magari soltanto le coincidenze degli autobus, per esempio, con la metropolitana. Questo non ha portato a molto, perché appunto era in fase di transizione, quindi la regione stava trasferendo tutto all'agenzia. Successivamente siamo andati anche a parlare con quelli dell'agenzia, siamo stati a un loro incontro a Cologno Monzese. E abbiamo portato le nostre istanze. Ovviamente c'erano sindaci, c'erano comitati, avevano chiesto un po' di persone. Attualmente siamo venuti a sapere che stanno facendo degli esperimenti nella zona della Brianza centrale, perché da quest'anno anzi verranno rifatti i contratti di servizio con i mezzi pubblici, cioè con le società di mezzo pubblico, quindi dovranno fare i nuovi bandi, e quindi dovranno rivedere un pochettino tutto il sistema. Da parte nostra continuiamo a andare a fare sia la raccolta di firme che abbiamo fatto un questionario per capire la raccolta di firme e poi un questionario per vedere come veniva fatto il trasporto a livello locale, a livello del Vimercatese, cioè i vari spostamenti che c'erano. Una buona risposta l'abbiamo avuta poi dagli studenti, comunque anche Natalia ci spiegherà meglio a quali conclusioni siamo giunti. Dopo la raccolta di firme siamo stati interpellati dall'amministrazione locale proprio per la gestione del PUMS, e abbiamo contattato anche altre amministrazioni per vedere di riuscire a portare le nostre idee, quello che stiamo pensando di fare. Ovviamente siamo in pochi, quindi se c'è qualcuno tra di voi che ha voglia di impegnarsi, ha voglia di fare qualche cosa, noi ci siamo, insomma, e portare delle idee nuove vanno sempre bene, insomma. Perché adesso stiamo aspettando alcune risposte sempre da questi enti, dai vari amministratori, per cui più di tanto non si può fare. Adesso passo la parola a Cristina, che vi spiegherà un pochettino tutto quello che è inerente alla richiesta della metropolitana, e poi Natalia invece che spiegherà per quanto riguarda il questionario.
Grazie. Dunque, questa petizione io l'avevo iniziata online appunto su change.org a fine 2014. Poi grazie al Gaspa Nerosi e all'associazione che abbiamo appunto fondato siamo riusciti anche a fare appunto dei banchetti per integrare la raccolta online con una raccolta cartacea e ad oggi siamo arrivati a 5.219 firme. È nata successivamente un'altra petizione invece per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, quindi gli autobus che servono principalmente gli studenti del Vimercatese e che a più riprese rischiano di essere tagliati a causa della mancanza di fondi della provincia. Per quest'altra petizione siamo arrivati a 2.377 firme. Il progetto della metropolitana era un progetto, come voi sapete, che da più di 30 anni si cerca di portare appunto la metropolitana da Colonia Nord a Vimercate. In questo caso specifico l'idea della petizione era nata perché il vecchio progetto del 2007 era praticamente morto, cioè nel 2007 c'era stato un accordo di programma con Regione Lombardia, una sorta di scambio tra la tangenziale est esterna milanese, la famosa TEM, e la metropolitana, per cui si era accettata la costruzione della tangenziale est esterna in cambio anche però di una linea del ferro che potesse rendere ecosostenibile il trasporto da Milano verso la provincia di Monza e Brianza. La TEM è stata fatta in occasione di Expo, cioè quindi era pronta a primavera 2015, della metropolitana non se ne è saputo più nulla. Quel progetto costava 477 milioni di euro ed era quindi stato giudicato troppo costoso, però è anche vero che era un progetto che prevedeva degli scavi interrati, mentre noi sappiamo che da Udine a Colonia Nord la metropolitana è già esterna, quindi sicuramente rifacendo il progetto in superficie si va a risparmiare, e poi prevedeva l'arrivo in piazza Marconi invece che alle Torri Bianche, quindi con la necessità anche di scavare sotto la tangenziale o fare un ponte sopra. Adesso a che punto siamo con il progetto? È stato rifinanziato da poco uno studio di fattibilità dal Comune di Milano, quindi dall'assessore Marco Granelli, con cui abbiamo parlato questa primavera consegnando appunto le firme. Questo studio di fattibilità è stato finanziato dai comuni di Vimercate, Concorrezzo, Agrate e Brugherio, quindi richiederà un anno e mezzo, due più o meno, e è uno studio di fattibilità multiscenario, quindi che prevede un'analisi costi-benefici di tutte le soluzioni proposte, quindi la metropolitana, la metrotranvia o metro leggero e il BRT, Bus Rapid Transit, che sarebbe una sorta di filobus molto meno costoso. Ovviamente noi come comitato abbiamo sempre ribadito che preferiamo la metropolitana vera e propria, perché qualunque altra soluzione alternativa, seppur meno costosa, che prevede una rottura di carico a Colonia Nord, fa sì che dopo il quantitativo di utenti che va e viene da Milano in realtà porterebbe comunque la propria auto o il proprio mezzo privato o a Colonia o a Gobba. Tra le altre ragioni di importanza della metropolitana, oltre alla nostra esigenza come comunità del Vimercatese di andare verso Milano, c'è anche l'esigenza contraria che abbiamo riscontrato appunto proprio durante la raccolta delle firme. Molte firme le abbiamo raccolte al centro direzionale con Leoni di Agrate, dove ci sono molti lavoratori che da Milano o da zone più centrali vengono verso il centro direzionale con Leoni. La stessa cosa può accadere all'Energy Park, dove in effetti alcuni lavoratori di Nokia avevano segnalato che erano stati trasferiti lì e poi hanno avuto questo problema di non riuscire più ad arrivare al posto di lavoro col mezzo pubblico. E la stessa cosa per quanto riguarda l'area commerciale intorno al Carosello IKEA di Calugati. Quindi sicuramente avere un mezzo pubblico che collega Colonia e Mercato serve a noi, ma serve anche a tutte le realtà industriali e commerciali che si trovano lungo la tratta, pur non essendo direttamente noi. Sulle abitudini dei trasporti appunto abbiamo anche fatto un'analisi tramite questo questionario, di cui però vi parlerà Natalia. Buonasera, abbiamo fatto un sondaggio anonimo che abbiamo pubblicizzato online su Facebook e poi abbiamo anche chiesto la collaborazione ad alcuni istituti dell'Omnicomprensivo, e hanno collaborato l'Einstein e il liceo classico Banfi. Vediamo alcuni risultati: siamo riusciti ad intervistare in tutto 600 persone. E di queste persone il 19% degli intervistati sono studenti, di quelli che hanno risposto online, e poi vedete che poco meno del 30% persone dirette a Milano nei loro spostamenti e 30% di persone che arrivano invece a Vimercate, e nella provincia di Milano invece il 10%. A Monza il 5% delle persone che hanno risposto, e nella restante provincia Monza e Brianza poco più del 10%.
Vediamo i risultati. Abbiamo posto varie domande, però ho voluto riassumere alcuni concetti salienti, in particolare che mezzi di trasporto utilizzano per questo spostamento. Riguardo ai lavoratori diretti a Milano, quasi il 70% delle persone utilizza l'automobile, e invece il 60% la metropolitana. Ecco, bisogna dire che queste domande erano risposta multipla, nel senso che uno poteva rispondere sia metropolitana che automobile, che pullman, che biciclette, eccetera. E come vedete ci sono i risultati dei lavoratori diretti a Milano e degli studenti diretti a Vimercate, che utilizzano prevalentemente l'autobus per il 90% e appunto alcuni l'automobile. Vediamo le risposte. Ecco, perché utilizzano l'auto, la moto e lo scooter? Abbiamo posto questa domanda. In generale, perché la parte verde è la risposta totale, è perché ci mettono meno tempo. Quindi abbiamo visto che il fattore tempo è determinante nella scelta del mezzo che viene utilizzato, perché ovviamente sappiamo tutti che le nostre vite sono frenetiche, siamo sempre presi da tanti impegni, il lavoro, lo studio occupa buona parte della giornata, per cui si vuole ridurre il tempo impiegato per raggiungere il posto di lavoro, il luogo di studio. E anche gli studenti hanno risposto alla stessa cosa, perché ci mettono meno tempo. E poi, come vedete, la percentuale più alta dopo il discorso tempo è anche perché mancano i mezzi pubblici, comunque non sono abbastanza frequenti. E poi tutte le altre possibilità, le altre risposte in minima parte. Ecco, che miglioramento suggeriscono per facilitare i loro spostamenti? I lavoratori diretti a Milano, il prolungamento della linea 2 della metropolitana fino a Vimercate. Vedete le varie possibilità che potevano essere scelte nella nostra indagine, e poi prevalentemente questo, sconti sugli abbonamenti, alcuni più autobus e altre soluzioni. Per quanto riguarda gli studenti diretti al mercato, ovviamente vogliono una maggiore frequenza degli autobus, più autobus, perché è il mezzo che usano prevalentemente. E quali mezzi di trasporto vorrebbero favorire nel nostro territorio per ridurre l'inquinamento atmosferico? Un'altra domanda che abbiamo posto, ce n'erano anche altre, però abbiamo scelto queste, di riportarvi queste. I lavoratori diretti a Milano, la metropolitana, per il 90%, e la bicicletta il 30%, perché la metropolitana è un mezzo veloce. E gli studenti diretti a Vimercate invece la metropolitana sì, ma al pari anche di autobus e di bicicletta, perché effettivamente, essendo appunto diretti a Vimercate, non lo vedono come una necessità immediata, ma al limite per il futuro. E vabbè, ecco, questo è tutto, direi che okay. Posso cedere.